stata una notte buia per la nostra città, per i napoletani, tristezza, amarezza, una notte insonne, piena di pensieri, le immagini di Santa Lucia attraversata dalla violenza. Non è questa la Napoli della resistenza non violenta, della cultura democratica. È da tempo però che vado sostenendo nelle sedi istituzionali e nei momenti pubblici quanto sia preoccupato profondamente della pandemia sociale, economica e del lavoro, conseguente ovviamente alla pandemia sanitaria. E anche nei luoghi istituzionali e pubblici ho sottolineato più volte il rischio concreto del contagio criminale e dell'infiltrazione di frange violente e anche criminali che potessero strumentalizzare un forte e crescente disagio sociale. Viviamo anche momenti di stanchezza, di fragilità, di depressione, di sconforto. Invece mai come in questo momento bisogna essere uniti, forti e coesi. È fondamentale rispettare le regole a tutela della nostra salute e quella degli altri, sempre, anche quando si manifesta in maniera pacifica e non violenta il dissenso di fronte a provvedimenti o situazioni che destano allarme e preoccupazione. Ecco perché è necessario che, qualora ci dovesse stare un imminente lockdown, si mettano in campo tutte le misure per sostenere il profondo disagio economico e lavorativo delle nostre comunità. E ovviamente anche noi, come sempre, faremo fino in fondo la nostra parte. Ma per vincere, e noi vinceremo sicuro, come Napoli ha dimostrato nella storia, resistere e vincere. Quando la storia bussa alle porte di Napoli, il popolo napoletano sa dove andare e quindi si respinge la violenza, sempre e comunque di ogni forma. Ed ecco perché oggi mi sento anche di esprimere solidarietà a tutte le persone rimaste stanotte vittime della violenza, a cominciare dagli operatori dell'informazione.